Settima giornata del campionato di terza categoria Girone A, è il giorno del derby tra Scerne 20.14 e Roseto 1920, le due squadre che oltre a essere confinanti a livello geografico territoriale sono anche distanti solo due lunghezze in prima e seconda posizione della classifica, quindi tutto lascia presagire un grande pomeriggio di sport. Inizia meglio la capolista Scerne che si invola con De Santis al quarto minuto, eccesso di altruismo per lui. Dall'altra parte un calcio piazzato insidioso del Roseto, ma l'arbitro ravvisa giustamente una carica sul portiere. È il minuto del gol, il 14esimo, asse De Santis per Poloni che se ne va come al solito sulla corsia di destra, mette al centro una palla che il numero 9 Mazzocchetti deve solo depositare nel sacco. Rivediamo il tutto, è Scerne in vantaggio. Peppoloni indiavolato sulla destra, scambia ancora con Mazzocchetti, sembra il replay del gol. Questa volta però Mazzocchetti liscia il pallone, poi commette fallo sul portiere, verrà ammonito. Al 23esimo è grave l'indecisione dei centrali di casa, ne approfitta Moretti Filippo, devia, ci sembra, martella sul palo, occasionissima Roseto, risponde subito con calcio piazzato dei suoi Tulli, dai 30 metri, una specie di maledetta la sua, sfera che colpisce la base bassa della traversa, poi torna in campo Mazzocchetti, poteva fare meglio nel tap-in. Grande primo tempo di Quattraccioni che ci prova su azione di calcio d'angolo di testa, ultima occasione del primo tempo sui piedi di De Santis, il suo tiro deviato. Comincia la ripresa come aveva iniziato il primo tempo lo Scerne, colpo di testa del numero 5 a Sonia Gianluca, finisce sul palo, poi l'arbitro fischia un fallo in attacco, fallo anche se fischiato a Mazzocchetti che si prende il secondo giallo e lascia in 10 anzitempo la sua squadra. Ma nonostante l'inferiorità lo Scerne continua a macinare il gioco, prima con un tiro dalla distanza di De Padre, poi grande giocata a Sonia Federico che serve con un bellissimo pallone in profondità, Peppoloni, il suo tiro docile ma preciso, supera l'estremo di Carlo e si va a insaccare tra i pali del Roseto, quindi 2-0 Scerne e spettri allontanati per la squadra di mister Assogna. Si tuffa in avanti con orgoglio nei minuti finali il Roseto e vede assegnarsi un penalty dal direttore di gara, non abbiamo capito bene le motivazioni, ma si incarica Rosini che però si fa respingere il tiro da un grande Martella, secondo rigore parato, entrambi ripresi dalle nostre telecamere per il portierone giallo-blu che si distende alla sua destra e ipnotizza Rosini. Ingresso del nuovo acquisto Petracca, standing ovation per lui, per lo Scerne. Subito Petracca si mette in mossa, scambia con Assogna Federico, poi va a colpire al volo, cerca subito il gran gol. Tanti applausi per il neo acquisto dello Scerne. Peppoloni, gran numero, ancora sterza, poi regala una bellissima palla a Tulli, ma si salva Ragnoli in espirata. No look di Petracca che regala lampi di grande calcio, anche Tulli salta facile un avversario, palla in mezzo, ormai è Accademia Scerne. Si fa vedere alla fine il Roseto con un calcio piazzato di Collevecchio, deviato in angolo, ma non c'è più tempo, i tre punti vanno alla squadra di casa che vola a più 5 dal Roseto e si va a prendere i meritatissimi applausi del soddisfatto pubblico di Fede Gialloblu. Sì, devo dire che oggi abbiamo fatto forse la migliore prestazione dell'anno. E avendo di fronte una grossa squadra, io l'avevo vista già domenica scorsa e mi aveva fatto una grossa impressione. Infatti è una squadra quadrata, allenata da un grande mister. E comunque noi abbiamo fatto forse, come ripeto, la migliore prestazione di quest'anno e abbiamo portato a casa tre punti importantissimi, perché contro una diretta concorrente
Facendo un'ottima prestazione, anche quando siamo rimasti in 10, infatti abbiamo raddoppiato proprio in 10, coprendo tutti gli spazi, facendo diciamo, un buon calcio e soprattutto il sacrificio dei ragazzi che sono impegnati, hanno corso per tutta la partita, specialmente quando eravamo in 10. Sì, infatti è questo quello che chiedo io ai ragazzi, è il sacrificio più che altro. E tante volte si parla di moduli, sì, i moduli sono importanti, però se poi non si corre, non si copre, non si rimane sempre sotto la linea della palla, è molto difficile raggiungere gli obiettivi. Comunque devo ringraziare tutti i ragazzi e poi io di solito non mi lamento mai, però dobbiamo anche dire che abbiamo 3-4 ragazzi fuori infortunati e dunque ancora di più questa vittoria è da apprezzare. Domenica andiamo ad Arsita, dove un campo è ostico per natura, io lo conosco già da tanti anni e le partite sono tutte difficili, dunque noi abbiamo sofferto anche con le squadre inferiori, dunque non è facile. Io predico sempre ai ragazzi di stare attenti alla concentrazione, perché quella che fa la differenza, secondo me mentalmente bisogna vincere le partite, come abbiamo fatto oggi. Noi siamo stati un tantino più sfortunati, loro hanno avuto qualcosa più di noi, si è visto sul campo, ci rifaremo più avanti, il campionato è ancora lungo, ragazzi noi siamo tutti carichi, ci crediamo ancora fino in fondo, ovviamente nulla è detto insomma, anche se questi 5 punti saranno la differenza, ma combatteremo fino alla fine per arrivare primi, vincere il campionato e questo è il nostro obiettivo. Beh, forse diciamo che siamo arrivati un pochettino spompati, diciamo, anche la settimana che abbiamo affrontato la partita di Coppa e anche un po' spaventati, a mio avviso. Comunque, ecco, speriamo dalla prossima già di riniziare con i 3 punti. Eravamo a 2 punti da loro, ecco, così andiamo a 5 punti. Non so che cosa abbiano fatto le altre squadre dietro, ma noi il nostro obiettivo è vincere il campionato, non ce lo nascondiamo, ecco, cioè dobbiamo combattere con lo Scerne e magari anche altre squadre, tipo Ornano, queste squadre qui, però daremo tutto, poi insomma vedremo chi alla fine arriverà davanti. Siamo con Federico Assogna che abbiamo strappato dallo spogliatoio, impaziente giustamente di fare la doccia, ma un paio di domandine al volo per Federico, che ti diciamo che ti abbiamo votato come migliore in campo perché ce ne eravate in tanti veramente, perché 4-5 di voi meritavate forse questo premio, a cominciare dal portiere, da anche qualche altro giocatore, Peppoloni penso, ma anche altri. Abbiamo votato te perché comunque in mezzo al campo hai fatto davvero le due fasi alla grandissima, sia tanta sostanza ma anche buona qualità, soprattutto in occasione del secondo gol dove quel lancio millimetrico ha messo in moto insomma, la velocità di Peppoloni. Una prima battuta sulla gara, oggi diceva il mister, migliore prestazione vostra del campionato probabilmente. Sì, uscivamo da qualche partita giocata male, e oggi abbiamo dato dimostrazione che siamo una squadra da vertice contro un'ottima squadra quale il Roseto, partita importantissima, pubblico caldo, diciamo che abbiamo risposto al meglio con una prestazione di alto livello, ecco. Sì, speravate a inizio stagione di girare il 2014 a più 5 dalla seconda, addirittura voi siete alla prima stagione in terza categoria, ma davvero sembrate una veterana di questi campionati perché giocate con qualità ma anche con esperienza, sapete gestire dei momenti anche difficili, oggi siete rimasti in 10 ma in pratica non avete subito quasi nulla. Sì, sicuramente siamo una squadra competitiva, abbiamo degli elementi in squadra in grado di farci fare il salto di qualità, siamo tutti ragazzi giovani, quindi anche a livello di corsa diciamo che siamo messi bene in campo. Ecco. Non ci immaginavamo che a questo punto del campionato fossimo a 5 punti di distanza dalla seconda, però ecco, l'impegno è, con l'aiuto del gruppo, un grande paese, un grande gruppo, fa sì che a questa squadra riesca a dare il meglio. Ecco. La società poi non vi fa mancare nulla perché addirittura abbiamo saputo che è anche intervenuto sul mercato con qualche innesto insomma, importante, e poi sta preparando una festa di Natale insomma, con i fiocchi. Sì, assolutamente, la squadra è intervenita sul mercato a causa dei molteplici infortuni che hanno colpito la squadra. Attraverso il nostro direttore marketing Roberto Pavone stiamo organizzando un Natale con lo Scerne 20.14 che coinvolgerà tutto il paese, quindi va bene così, continuiamo. Primo in classifica in campo e anche fuori dal campo lo Scerne. Grazie.